Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo questa domenica fra l'ottava del Santo Natale la festa della Santa Famiglia di Nazaret. E questa festa ci ricorda che la nostra famiglia è il luogo dove il Signore ci ha chiamato alla vita, grazie alla figura paterna e materna, e di coloro che Dio mette in seno a questa piccola cellula del tessuto della vita dell'umana famiglia. E guardando alla famiglia di Nazaret, noi dobbiamo rendere grazie al Signore sempre, ringraziarlo per tutte quelle benedizioni che Egli non si stanca mai di elargire. E Lui che da sempre ha pensato l'uomo come completo, insieme alla sua sposa e insieme ai figli che vengono cantati dall'orante, dal salmista, come virgulti di ulivo intorno alla mensa, con la sposa che è la vite feconda della casa, con il marito benedetto dal Signore perché teme proprio Lui, cioè si prende a cuore di fare la volontà di Dio. Ecco la vera famiglia. Ci sono tante famiglie che vengono presentate, o meglio, tanti modelli di famiglia. Ogni tanto, guardando a qualche pubblicità, pensiamo alla famiglia di magari di qualche noto spot pubblicitario, di qualche marchio commerciale di prodotti per fare una buona colazione o chissà quant'altro. Non voglio fare allusioni, ma già avete capito tutti, no? Non esiste quella famiglia, quelli sono inganni, e noi dobbiamo fuggire gli inganni di una apparente serenità, va tutto bene. Lo sappiamo, nelle nostre famiglie ci sono difficoltà, problemi, situazioni particolari che possono anche dare una sorta di inquietudine. Forse magari non siamo minacciati di morte come il bambino Gesù dal re Erode, che comanda la strage degli innocenti. Forse riprendendo anche quella che è stata l'esperienza di Mosè, che è stato salvato dalla tirannia del faraone, che aveva comandato di uccidere tutti i bambini degli ebrei, dei suoi schiavi. Guardate, ci sono però delle insidie ancora più sottili, e l'insidia più gravosa è quella di non vivere la quotidianità di quello che veniva chiamato il focolare domestico, cioè l'essere radunati insieme, il dialogo, il parlare, il condividere anche quelle che sono le ansie, le preoccupazioni, le fatiche, le esperienze vitali. Pensiamo alla famiglia di Nazaret, di Giuseppe, Maria e di Gesù, il figlio di Dio fatto uomo, che viene affidato alle cure amorevoli di Giuseppe, uomo del silenzio, ma anche e soprattutto uomo dell'ascolto. Noi tante volte pensiamo alla famiglia di Nazaret forse come una famiglia troppo silenziosa. Dovremmo avere il coraggio di pensarla invece come una famiglia che sapeva cantare le lodi di Dio, che sapeva vivere nella parola, forse facendo eco a quanto il beato apostolo Paolo, scrivendo alla comunità dei Colossesi, ci riferisce: la parola di Cristo dimora in mezzo a voi con l'abbondanza della sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi, ammonitevi, con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. Io penso proprio alla famiglia di Nazaret con questo canto nel cuore. Pensate al Magnificat di Maria, pensate anche
a tutte quelle persone che ruotano attorno agli eventi meravigliosi del Figlio di Dio che si fa uomo, e tutti cantano. Dio ci vuole, ecco, di quelli che sanno danzare. Pensate, il bambino che sussulta, che danza nel grembo di Elisabetta e Giovanni il Battista, e pensate anche al cantico di Zaccaria, pensate al cantico di Simeone. Sono tutti canti di lode, di armonia. Penso alla famiglia di Nazareth, e in questo dialogo fecondo attorno alle vicende che accompagnavano la loro vita, e magari parlavano delle ansie, delle preoccupazioni. Forse il disastro maggiore che assistiamo nelle nostre famiglie è il non parlare, è il mutismo, è il non comunicare, è il non dialogare, quasi che non parlando si risolva i problemi, si amplificano, peggio ancora. Un dialogo però che deve essere fatto di ascolto e di parole che siano capaci non di ferire, ma di curare, di ammonire, dove l'ammonimento non è semplicemente un castigare, un rimproverare, ma è un dire il nostro fare attenzione. E noi dovremmo essere attenti, dovremmo essere di quelli che sanno capire quello che succede nella vita dell'altro per intervenire. Dopo una bella omelia di queste, vorrei sottolinearvi qualcosa di importante. Cosa significa vedere il problema e il disagio dell'altro? Lo faccio concludendo con una piccola esperienza che un giorno, proprio dopo l'omelia di queste, prendiamoci cura dell'altro, stiamo attenti all'altro, avvenne all'interno di un convento di un monastero, certosino di trappisti. Sapete che nei conventi uno dei pochi momenti di fraternità sono le feste. Proprio durante una di queste feste tutta la comunità si ritrova a mangiare insieme, ma quando c'è bisogno, anche se si ritrova a mangiare insieme, ognuno di sé, ognuno dei monaci ha il proprio tavolino, ha tutto quello che è necessario, il sale, il pepe, l'olio, l'aceto, tutto necessario, e la brocchetta piccolina col vino, tutto è necessario. E un giorno, la cosa importante qual è? Stavo dimenticando di dirlo, che se ad una persona manca qualcosa, o finisce ad esempio il pane, non può chiedere per sé, deve sperare che qualcuno degli altri fratelli si accorga e dica all'inserviente, uno dei monaci inservienti, ci sente che gli manca il pane, vedi che è finito il vino, e così ci si aiuta, ma per sé non si può chiedere. Chiaro, no? Un giorno cosa avvenne? Che mentre stavano mangiando, uno dei monaci si accorse che c'era un topolino dentro il suo brick del vino. Lo guardò e gli faceva impressione, si fermò e non mangiava. Sicché uno dei frati si accorse e l'inserviente si avvicinò e dice: che succede? Dice: c'ho un topo dentro la caraffa del vino. Dice: ma tu per te non puoi chiedere? No, no, ma io non sto chiedendo per me, è che l'altro non ce l'ha. Stiamo attenti. Con questa risata abbiamo capito tutti quello che vogliamo dire. Stiamo attenti. Cerchiamo di non lamentarci delle difficoltà che abbiamo. Tante volte possiamo anche fare silenzio, stringere i denti. Io penso che Giuseppe ha saputo fare questo. Maria ha saputo sorridere anche quando è dovuta andare in terra straniera. E chissà,
comunità e tante volte anche di integrazione ci possono essere e ci sono stati insieme alla Santa Famiglia. Vogliamo chiedere al Signore la sensibilità che ci sia anche nelle nostre famiglie di rasserenare gli animi. Tante volte noi non possiamo risolvere i problemi, ma possiamo dire all'altro: non sei solo, non sei sola, coraggio, Dio ci è vicino, Dio ci vuole bene, vuole il nostro bene, la nostra felicità. Con questi sentimenti, ecco, di cura, di scendevole, chiediamo al Signore di benedire le nostre vite, le nostre famiglie, e chiediamo al Signore anche la grazia di vedere non solo se c'è qualche problema nelle nostre cose, ma anche nelle vite degli altri, e se è possibile intervenire, magari non mettendo il topo dentro la brocca dell'altro, ma quantomeno, ecco, di capire senza parlare qual è la necessità del fratello e di aiutarlo, di aiutarli secondo le nostre capacità e possibilità. Sia lodato Gesù Cristo. In piedi professiamo la nostra fede.